49 gli sciolse i begli occhi. Poi Lepening rivelò in maniera drammatica ciò di cui è capace un animo sopraffatto dall'io. Il testo, crudo e sofferente, diceva: «Stavo sotto un ulivo aspettando la passata dei tordi, quando volli accertarmi se entrambi i colpi erano in canna. Aprii il fucile e da una canna scivolò a terra una grossa oliva che, se avessi sparato, avrebbe ostruito la canna e mi avrebbe fatto scoppiare in faccia il fucile. Voi non sapete cos'è la gelosia. È un sentimento lento, che ti ondeggia dentro come un liquido sporco e pesante. È una bestia selvaggia che è impossibile condurre al guinzaglio. Io non ci sono riuscito. Decisi di uccidere l'amante di mia moglie. Lo invitai ad una battuta di caccia e lo feci appostare sotto un ulivo. Gli otturai di nascosto la canna del fucile con una grossa oliva e mi appostai 100 metri più in là con altri 2 cacciatori. Lo scoppio del fucile gli sciolse i begli occhi, il bel naso, il bel viso. Fu accertato l'incidente di caccia. Voi non sapete cos'è il rimorso. Hai la sensazione che l'anima ti scivoli via dal corpo. Ogni volta che qualcuno mi chiede dell'incidente faccio fatica a parlare, come se dovessi urlare, e se la gente insiste per sapere mi sembra di andare in cenere dentro. Spesso penso che se riuscissi ad esprimere il sentimento che provo, tutto mi verrebbe fuori come un'orrenda orinata bollente. Quando il foglio fu letto, sull'aia restò una sensazione fisica di sospetti roventi. Nessuno sapeva se l'anonimo omicida era di sicurezza o di evolvenza, e ognuno evitava di guardare gli altri negli occhi. Per rompere il disagio, Enzo disse: «All'autore di questo intervento, evolvenza può suggerire 2 strade. O si accontenta del rimorso, che lo prepara alla correzione della legge, o si costituisce. In entrambi i casi, la reazione della legge all'azione da lui mossa sarà puntuale e di una giustizia che, per la sua perfezione, evolvenza definisce matematica».